Benvenuti al nostro oroscopo giornaliero. Oggi è domenica, 27 ottobre, e siamo qui per offrirvi una panoramica astrologica per il fine settimana. Siete pronti a scoprire cosa vi riserva l'universo. Signoriete! Un weekend fortunato si prospetta all'orizzonte per voi. Le relazioni amorose brilleranno di passione e intensità, con la possibilità di consolidare legami già esistenti o di creare nuove connessioni per i single. In ambito professionale, le stelle vi spingono a fare un passo avanti. La vostra intraprendenza sarà premiata con opportunità di successo che vi attendono dietro l'angolo. Non esitate a coglierle. La fortuna è dalla vostra parte. Previsioni astrologiche abbastanza soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere, che vi spingeranno a essere sempre sinceri e aperti con la persona che amate. Nel lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli per i vostri progetti, che possano darvi anche qualche occasione in più. La vostra passionalità è intensa, ma in questo periodo potreste sentirvi un po' incompresi. In coppia, sarà fondamentale evitare conflitti e cercare un dialogo costruttivo con i partner. Per i single, l'amore non manca, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo impulsivi. Le stelle vi consigliano di calibrare l'energia e di non forzare le situazioni. Segno toro. Sarà un weekend tutto sommato discreto per la vostra relazione di coppia. State vivendo una fase di crescita ed esplorativa. E sarà importante dimostrare maggiore sincerità e interesse verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa che non vi piace attirerà la vostra attenzione, spingendovi a dedicarvi maggiormente a un progetto che ha bisogno di essere rilanciato. Il destino sarà altalenante per voi. Le energie non saranno al massimo e qualche imprevisto potrebbe rendere il weekend più faticoso del previsto. In amore, attenzione a malintesi. Le incomprensioni potrebbero creare attriti, soprattutto se non affrontate con pazienza. Per i single, la situazione sarà un po' statica, senza grandi emozioni. Sul lavoro, concentratevi sulle priorità, ma non aspettatevi grandi sviluppi. Dovrete attendere un momento più propizio per ottenere risultati significativi. La pazienza sarà la vostra alleata in questo periodo. Dopo alcune settimane di alti e bassi, è il momento di rimettersi in carreggiata. Con una buona dose di perseveranza e costanza, riuscirete a recuperare terreno e a vedere i primi segnali di progresso. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Segno gemelli, continueranno a esserci problemi rilevanti all'interno della vostra relazione di coppia in questo periodo un po' burrascoso. Dovrete imparare a comprendere i sentimenti del partner, capire cosa lo fa stare bene e cosa no, senza però mettere da parte la vostra felicità. Nel lavoro la precisione e la determinazione saranno importanti nei vostri progetti, soprattutto in questo periodo un po' meno proficuo. Le stelle non sembrano essere particolarmente generose con voi in queste ultime due giornate della settimana. In amore, i rapporti di coppia potrebbero essere messi alla prova da tensioni irrisolte. E per i single la solitudine potrebbe pesare più del solito. Sul lavoro, non aspettatevi grandi cambiamenti. Il consiglio è di mantenere un basso profilo e di evitare discussioni inutili, concentrandovi sulle vostre priorità. Riuscirete a superare questi giorni se affronterete tutto con calma e pazienza. Alcune questioni in sospeso richiedono la vostra attenzione e determinazione. È il momento giusto per essere intraprendenti, soprattutto nel lavoro dove un approccio proattivo potrebbe darvi vantaggi inaspettati. Non esitate a prendere l'iniziativa e a mettere ordine nelle cose importanti. Segno cancro. L'organizzazione sarà una parte fondamentale dei vostri progetti professionali per voi secondo l'oroscopo. Fare sempre le cose di fretta e in maniera distratta potrebbe solo rallentarvi. D'altronde, avrete un buon cielo a supportarvi, che può permettervi di raggiungere vette più alte. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate. La giornata di domenica in particolare sarà interessante per dedicare qualche emozione in più alla persona che amate. Questo fine settimana, secondo l'oroscopo, porterà una dose di fortuna equilibrata. Sul fronte sentimentale ci saranno momenti di serenità in coppia, anche se potrebbero verificarsi piccole discussioni che vi richiederanno maggiore attenzione. Per i single, le stelle suggeriscono la possibilità di nuovi incontri anche se non tutti saranno destinati a durare. In ambito lavorativo, le cose procederanno abbastanza bene, ma sarà importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. La giornata è molto produttiva sul piano lavorativo, anche se la stanchezza potrebbe farsi sentire. Cercate di dosare le energie per non sovraccaricarvi. In amore, invece, vi viene richiesto un po' più di pazienza. Le emozioni saranno delicate. Ma con il giusto approccio riuscirete a mantenere la serenità. Segno Leone. Ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Con la luna e Venere benefici nei vostri confronti, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia che brillerà di luce propria, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale avrete buone potenzialità e non vedrete l'ora di mettervi in gioco. Dovrete soltanto riuscire a trovare qualcuno che creda in voi. La fortuna vi sorride, regalandovi un fine settimana vivace e promettente. In campo sentimentale, vivrete un periodo di grande complicità con il partner, con la possibilità di rafforzare ulteriormente il vostro legame. Per i single, ci sarà spazio per nuove conoscenze che potrebbero portare a qualcosa di più serio. Nel lavoro, la creatività e la voglia di fare vi porteranno ottimi risultati, permettendovi di mettere in evidenza le vostre capacità. Le stelle vi sostengono, approfittatene. Gli errori sono lezioni preziose, quindi non siate troppo duri con voi stessi. In amore, il periodo è favorevole e vi invita a mettervi in gioco senza riserve. Le stelle vi sostengono, spingendovi a osare di più, specialmente nel campo sentimentale dove le emozioni possono prendere il sopravvento in modo positivo. Segno vergine: la luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di domenica renderà questo weekend meno difficile del solito in amore. Venere infatti sarà ancora in cattivo aspetto, per cui non aspettatevi momenti da favola con la persona che amate. Nel lavoro invece questo cielo vi assiste, portando occasioni interessanti per i vostri progetti professionali. Questo fine settimana sarà fortunatissimo per voi, il migliore tra tutti i segni. In amore. Le relazioni saranno caratterizzate da un'intensa armonia e da una complicità unica. Le coppie vivranno momenti magici, mentre i single potranno finalmente incontrare una persona speciale. Nel lavoro, i successi saranno all'ordine del giorno. Ogni vostra mossa sembrerà perfettamente orchestrata, portandovi verso risultati straordinari. La fortuna vi bacia. Godetevi questo momento di massimo splendore. Oggi è importante mantenere un approccio pratico e realistico, soprattutto nei rapporti sentimentali. Evitate di essere troppo critici o polemici nelle discussioni di coppia, perché potreste finire per pentirvene. Le stelle vi consigliano di trovare un equilibrio tra l'ascolto e l'espressione dei vostri pensieri. Segno bilancia: sarà un periodo anforico in amore, dettato da un cielo davvero sereno nei vostri confronti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale, che si rivelerà più dolce e appagante. Nel lavoro non abbiate paura di cimentarvi in progetti più ambiziosi. Soprattutto se ne avete le capacità. Non mancheranno piccoli segnali di fortuna. Ma la serenità non sarà completa. Le relazioni amorose richiederanno più impegno e attenzione. Cercate di comunicare con chiarezza per evitare conflitti inutili. Per i single, questo non sarà un momento particolarmente attivo, ma qualche incontro interessante potrebbe comunque avvenire. Nel lavoro. La situazione è stabile anche se non priva di qualche sfida. Mantenete la concentrazione, senza lasciarvi distrarre da dettagli secondari. La vostra ricerca di armonia e bellezza si riflette nelle relazioni. In coppia, riuscirete a superare eventuali malintesi e a ritrovare un equilibrio sereno. Per i single, il fascino personale sarà un punto di forza. Attirate chi vi ammira per la vostra capacità di comunicare e ascoltare. Le stelle vi consigliano di essere autentici e di non nascondere le vostre emozioni. Segno scorpione. Il vostro fine settimana potrebbe non iniziare benissimo a causa di queste stelle. Fortunatamente. Già da domenica la situazione tenderà a migliorare grazie alla posizione della luna favorevole, che vi darà ancora buone occasioni per vivere un rapporto appagante. Nel lavoro state dimostrando impegno e costanza, che presto verranno ripagati. Non sarà un weekend memorabile ma nemmeno del tutto negativo. La fortuna sembra fare qualche passo indietro, lasciandovi a gestire una certa flemma. In amore, qualche piccola tensione potrebbe rovinare l'armonia di coppia, ma nulla di insuperabile. Per i single, le stelle non prevedono novità entusiasmanti, quindi meglio non aspettarsi troppo. Sul fronte professionale, mantenetevi cauti. Questo non è il momento per rischiare, meglio puntare sulla prudenza. La vostra intensità emotiva è alle stelle e ciò si riflette anche nelle vostre relazioni. Sono in arrivo cambiamenti significativi che coinvolgono la sfera personale e familiare. Anche se non amate i cambiamenti drastici, preparatevi ad accoglierli. Penché talvolta sono inevitabili e portano nuova energia. Cercate di mantenere un atteggiamento aperto e disponibile alle novità. Segno Sagittario. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte in questo periodo. Ciononostante la luna potrebbe portare qualche piccolo grattacapo tra voi e il partner. Attenzione a non avere pretese troppo elevate. Sul fronte professionale il successo sarà possibile solo se siete disposti a impegnarvi. Ed eventualmente fare piccoli sacrifici. Un weekend con una buona dose di positività. Grazie all'influenza di Venere e Mercurio. In amore. Le relazioni di coppia vivranno momenti di armonia e complicità mentre per i single si aprono interessanti opportunità per nuovi incontri. Sul lavoro, piccoli ma significativi passi in avanti sono previsti. Non siate timidi nell'esprimere le vostre idee e nel proporre soluzioni innovative. La vostra energia sarà in crescendo e vi permetterà di affrontare le giornate con spirito combattivo. L'oroscopo del 27 ottobre vi sprona a essere coraggiosi, specialmente se state considerando un nuovo progetto. Prima di lanciarvi, ponderate bene tutte le variabili e se necessario cercate il supporto di qualcuno con più esperienza. La pianificazione accurata vi aiuterà a evitare errori e a ottenere risultati migliori. Segno Capricorno. Sarà un weekend più che soddisfacente per voi nativi del segno. Godrete di una relazione di coppia abbastanza stabile, grazie anche alla luna in trigono durante la giornata di domenica, che porterà un po' di intimità tra voi e la persona che amate. Sul posto di lavoro avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a non caricarvi troppo di lavoro considerato Marte in cattivo aspetto. Il sabato e la domenica non saranno particolarmente favorevoli. Le stelle sembrano mettervi alla prova, soprattutto sul fronte emotivo. Nelle relazioni di coppia, ci sarà il rischio di scontri causati da incomprensioni, e i single potrebbero trovarsi a dover affrontare situazioni poco chiare. Nel lavoro, invece, Sarà fondamentale mantenere la lucidità e non prendere decisioni impulsive. Non è ancora il momento per grandi svolte, quindi meglio concentrarsi su questioni pratiche e rimandare progetti ambiziosi. L'amore vi richiede impegno, ma siete pronti ad affrontarlo. In coppia, la determinazione con cui affrontate le difficoltà sarà apprezzata e il partner vi riconoscerà per il vostro senso di responsabilità. Per i single, una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. A patto che siate disposti a lasciarvi andare e a fidarvi dei sentimenti, l'importante sarà non esagerare con il controllo. Segno Acquario: Sfera sentimentale, tutto sommato discreta durante questo fine settimana. Il pianeta Venere sarà favorevole. Ma attenzione alla Luna che potrebbe alterare facilmente il vostro umore. In ambito professionale, attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione. Non sempre i vostri progetti andrà come previsto. Un periodo altamente favorevole in amore. L'armonia regnerà sovrana. Le coppie vivranno momenti di grande sintonia e comprensione reciproca. I singoli avranno l'opportunità di fare incontri stimolanti che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo. Sul lavoro, la fortuna vi sosterrà nelle vostre iniziative, con la possibilità di ottenere risultati brillanti e inaspettati. Non esitate a proporre le vostre idee. È il momento giusto per mettersi in gioco. In amore è fondamentale la comprensione reciproca. Delle discussioni possono rendere molto nervosi i separati. Delle questioni economiche richiedono molta attenzione. È un ottimo momento per lasciare andare l'orgoglio e sanare eventuali incomprensioni passate. Ricucire un rapporto può portare nuova armonia nella vostra vita. Questo è un periodo favorevole anche per i nuovi inizi. Quindi non abbiate paura di fare il primo passo, sia nelle relazioni che nel lavoro. Segno Pesci. Settore professionale in crescita in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di Mercurio e di Marte. Il pianeta Saturno in congiunzione inoltre vi darà quella marcia in più per poter ambire in alto. In amore non sarà il periodo migliore per la vostra relazione di coppia. Considerato Venere in quadratura. Ci saranno infatti alcune discussioni da affrontare prima di lasciarvi andare alle emozioni. Fine settimana da dimenticare. La vostra buona sorte non brillerà in questo weekend. Con il Sole e Marte che vi remano contro, vi sentirete appesantiti da piccole sfide quotidiane. In amore. Potrebbero nascere incomprensioni che rischiano di creare distanze con il partner, mentre i single potrebbero essere delusi da situazioni ambigue. Sul lavoro, non ci sono grandi novità in vista. Continuate a fare quello che sapete fare meglio e non spingete troppo sull'acceleratore, evitando di creare pressioni inutili. Finalmente le copie di vecchia data sono pronte ad affrontare delle sfide. Delle nuove esperienze possono stimolare la mente di chi è solo da tempo. Per evitare degli errori, bisogna mantenere la concentrazione.